Ragazzi, oggi non abbiamo lezione perché tutti quanti abbiamo fatto il nostro esame e quindi oggi siamo venuti un pochettino qui alla prateria del college. E ognuno si è dedicato a quello che gli piace fare. Per esempio, Maria si è messa a leggere. Jennifer si è messa con il suo uccellino e il suo amato caffè caldo con ghiaccio. Cioè, caffè caldo con ghiaccio non va bene, quindi caffè caldo, latte, caramelle, eccetera. Mike e Robert si sono messi a giocare col frisbee perché gli diverte. Poi Jake e Lucas si sono messi a giocare a pallacanestro perché a loro gli piace giocare a pallacanestro. Wow, bravo! Grazie. Esatto. In più abbiamo ritirato tutte le nostre divise. Questa è di Robert. Questa è di Mike, questa è di Jake e questa è di Maria. Cioè Jake e Maria hanno come si chiama? Le divise diverse perché sono gli ultimi arrivati, quindi le divise qui erano finite e mi sono toccate quelle. Pazienza. Sempre divise sono perché erano messi qua e qua c'erano tutte le divise, quindi perfetto. E quindi, dato che tu ti sono dedicati a quello che gli piace fare, mi sono dedicata a YouTube. E mi prendo anche un bel cornettino. Grazie, signorina. Mi siedo qui. Ah, e un caffè schiumato. E bevo. Mangio e bevo nella mia solita tranquillità. Il mio buonissimo caffè macchiato, il sole realmente sta quasi per tramontare. Guardo il mio ragazzo giocare a basket. Pallacanestro, scusatemi. Ok, ragazzi, il sole è sceso. Dobbiamo, credo, andare in camera prima che ci veda la preside. In effetti hai ragione. Già, andiamo in camera. Uffa, io mi stavo divertendo a leggere. Ciao Colombino, ci vediamo domani. Ci vediamo domani. Torniamo tutti in camera. Mi raccomando, prendete le vostre divise. Ok, eccoci arrivati in camera. Sì, va bene, aspettate un attimo. Io metto il mio caffè caldo qui. Dov'è la mia divisa? Nel mio letto. Ok. Io dormo con questa. Chissene. Perfetto, ora andate via e non mi disturbate. Vabbè, lasciatela stare, un po' strana. Sì, abbiamo notato. Comunque, Maria, questa è la tua, questa è la mia. Cosa sta succedendo? Mi sa che si è bloccato un po' tutto. Bene. Vabbè, comunque, ragazzi, sto volendo questa parte. Questa è la vostra. Ok, ragazzi, buonanotte. Voi dormite a letto insieme, no? Sì, perché la signorina deve ascoltare la sua musica depressed con le cuffie, deve essere lasciata in pace. Oh, bene. Buonanotte a tutti. Ok, andiamo noi. Che dite?
Andiamocene in camera. Perfetto. Questi sono i miei vestiti, li metto qui. E questi sono quelli di Jake. Ma scusate, la mia divisa dov'è? C'è. Ah, scusatemi. C'è una badata. Avevo già dubitato che qualcuno me l'avesse presa, non so. Però sai, cioè. Ecco. Benissimo. Anch'io dormo con la divisa. Insomma, lascio direttamente per voi. Vabbè, ma allora a questo punto, dato che sta andando di moda, me la metto pure io la divisa, no? Perfetto. E questo lo metto qua. Va bene. Buonanotte a tutti. Comunque abbiamo cambiato. Io e il ragazzo dormiamo qua insieme. E noi dormiamo qui. Questo. Buonanotte. Buongiorno mondo. Già, è mattina ragazzi, sveglia. Buongiorno. Buongiorno. Che fai tu su quello sgabello? Niente. Gioco. Oggi abbiamo lezione e poi si torna a casa. Andiamo a svegliare gli altri però, prima. Oh no, questi ancora dormono. Ragazzi, sveglia. Oh cielo. Ciao, buongiorno ragazzi. Buongiorno ragazza strana. Non mi chiamare così, ok? Sono solo estroversa. Pure Robert lo è. Scusa. Possiamo andare. Ok ragazzi, ci siamo seduti tutti quanti e adesso sistemiamo le nostre cose qui sopra il banco. Prendiamo, oddio, oggi a me servirà l'iPad. Mentre a me servirà il libro. Se lo riesco a prendere. Ok, perfetto. Io prendo questo. Io mi guardo il PC. Tanto chi se ne frega invece di questa bottiglia schifosa, metto il mio caffè caldo. Ragazzi, oggi proietteremo questo. È un testo di Filippo II. Dovete ricopiarlo. Dove volete, pure sull'iPad, ma dovete ricopiarlo. Ok, prof, abbiamo finito tutti. Perfetto, buon a sapersi, potete andare. Ok, arrivederci.
Quanto odio fingere di essere simpatica. Vabbè, ci vediamo in camerata, dai. Vediamo. Eccoci arrivati in camera. Sì, gli altri hanno deciso di fare un giro al parco come abbiamo fatto ieri. Ah, ok, vabbè. Mettiamo tutte le cose dentro, dai. Oggi era purtroppo l'ultima giornata per oggi qui al college. Tranquilli, non ce ne andremo per sempre. Dal college, ma per il momento sì, per 1, 2, 3 giorni le pagelle le portiamo a casa per farle vedere ai miei e possiamo andare. Eccoci finalmente. Tesoro, vai tu ad aprire che io sto cucinando. Ok. Chi è? Io, papà. Salve, signore. Ciao, ragazzaccio. Ciao, papà. Ciao, figliola. Com'è andato l'esame? Benissimo, va a guardare le nostre pagelle. Molto bravi. Già, grazie, babbo. Tesoro, guarda come sono stati bravi. Ta-da. Ciao ragazzi, bravissimi. Mua, mua. Bravissimi, stavo giusto preparando per voi. Grazie mamma. Andiamo a mettere queste cose di sopra. No, 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 lasciale qui. Poi ci penso io. Ok, grazie mamma. Le metto qui davanti l'ascensore. Queste cose le metto qui. Ok. Oggi pasta al tofu. Buona. Io amo il tofu. Mi fa piacere che vi piaccia. Perfetto, gli ultimi due. Per te, amore mio, e per me. Perfetto, vi riempio i bicchieri di Coca-Cola. Perfetto. Uno. E due. Uno. E uno lì. Perfetto. Tieni, amore. E tieni, mamma. Ok. Possiamo mangiare. Ok, ora do il latte alla bambina. Perfetto. E ora do da mangiare agli animali. Nel frattempo vi metto tutte queste qui che poi io faccio la lavastoviglie. Ok. Ehi, ehi, ehi. Io nel frattempo metto questo in frigo perché ce l'hai pure per stasera. Questi li metto qui insieme alla pentola. Ok, mentre si fa la lavatrice prendo il piccolo pennellino e gli dai sopra e poi lui piano piano beve e se ne va a cuccia. Poi prendo la mia gattona. Prendo del cibo, l'apro e glielo metto nella ciotola. E
E se ne va anche lei. Prendo la mia gattina. Prendo la pappa pure per lei. La metto qui. Perfetto. E hanno fatto la pappa pure loro. Spengo questa candela, questa Yankee Candle. E credo che per oggi questa giornata può benissimo finire qui. Rimetto la pappa nella ciotola. E ci vediamo domani con un nuovissimo video. Vi adoro e ciao!